Vediamo adesso l'ufficio delle letture di oggi, martedì, siamo nella quarta settimana, e celebriamo la memoria liturgica di San Leone Magno. Ecco, raccomando, la preghiera fatta un profondo raccoglimento, cerchiamo di pregare in una maniera più, diciamo, più raccolta, profondo silenzio, perché nel silenzio in particolare incontriamo il Signore. Di silenzio, di raccoglimento, proprio per aiutarli a pregare in maniera profonda. E diciamo che dobbiamo riuscire proprio a meditare la parola di Dio, dobbiamo riuscire, ecco, proprio a far entrare in certo modo questa parola nella nostra vita. Ecco, per questo è importante fermarsi, pregare sui testi, di leggerli con calma, pregare su di essi, perché attraverso il Signore, attraverso di essi il Signore possa entrare nella nostra vita, possa cambiare la nostra vita. Vedete, la parola di Dio, scusate, la preghiera è anche uno stretto rapporto con, anche uno stretto rapporto con la parola di Dio, perché la parola di Dio è efficace. Quindi rapportarci alla parola di Dio significa rapportarci con una realtà efficace per la nostra conversione. Una realtà dietro la quale c'è Dio che ci vuole convertire. Quindi, ecco, la parola di Dio, entra, no? Sempre nella preghiera fatta bene. Perché la parola di Dio ha proprio questa efficacia divina per convertirci. La preghiera, vedete, deve avere come frutto la nostra conversione. Quindi la preghiera ci fa, la preghiera buona, ci avvicina proprio alla Sacra Scrittura. Perché attraverso la Scrittura noi possiamo avere questa forza divina di conversione. E come ripeto io, come vedete, già avete visto forse in qualche altro mio video, ecco, sviluppo la preghiera proprio in una linea molto contemplativa, profondamente contemplativa, con lunghi momenti di silenzio, di riflessione, di meditazione, perché il Signore ci parla. Il Signore ci parla attraverso questi testi. Il Signore vuole agire di noi attraverso questi testi. Beh, allora cominciamo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, non era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Frumento di Cristo, noi siamo cresciuti nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma di Dio. In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace. In pane uno spirito, un corpo, la Chiesa una santa. O Signore.
Cristo, pastore glorioso, a te la potenza, l'onore col Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Primo salmo che preghiamo è il salmo 101. Il salmo 1 di 101 è diviso in tre parti. La prima parte sarà dal versetto 2 al versetto 12, la seconda dal versetto 13 al versetto 23, la quarta, terza dal 24 al 29. L'importante, se vogliamo veramente pregare bene, che la preghiera sia molto calma. Veramente queste parole scendano proprio con grande calma, perché dietro a queste parole c'è il Signore, c'è il Figlio che ci parla. Queste parole non servono tanto, diciamo, Dio, non è che noi dobbiamo dire per farlo conoscere, ma attraverso queste parole Dio parla a noi, Dio agisce con noi
attraverso noi sul mondo intero. Noi dobbiamo pregare queste parole con tanto, lentamente, facendole entrare nella nostra vita. Avvicinare perché così mi potete sentire meglio, perché altrimenti se mi metto troppo lontano dopo devo alzare molto la voce e poi anche voi potete sentire meglio. Quindi mi metto basso. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come braccio ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto, sono come un gufo tra le rovine. Veglio, gemmo come un cielo solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina e io come erba inaridisco. Gloria al Padre e al Figlio.
Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Vedete, questo salmo evidentemente ci parla di unione alla passione, ci parla di sofferenza, ci parla della passione di Cristo, certamente, però stiamo attenti perché la passione di Cristo è una vittoria, la passione di Cristo è un trionfo, la sapienza della croce ci porta a guardare la croce non come una cosa brutta, una cosa repellente, come un fallimento, un qualche cosa di scoraggiante. No, cari fratelli, attenzione bene. Signore Gesù ci invita a farci guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci guida sulla via della croce, ma il frutto dello Spirito è amore, carità, cioè gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, rendiamoci conto di questo. Rendiamoci conto di questo perché, vedete, dobbiamo avere un rapporto con la croce illuminato dal Vangelo, illuminato dal Santo Vangelo. Quindi questo è molto importante che si realizzi tutto questo, che ci sia questo profondo rapporto evangelico anche con la croce, rapporto, dobbiamo avere un profondo rapporto, ma un rapporto evangelico. Dobbiamo chiedere al Signore la sapienza della croce, ci fa vedere la bellezza della croce, ci fa vedere la croce come un trionfo, una vittoria, che poi ci fa entrare in cielo, nella gioia del cielo. Quindi questo salmo, cari fratelli, vedete, va letto proprio in questa sapienza. C'è un dolore, c'è una sofferenza, ma c'è la vittoria. Con Cristo noi soffriamo, ma vinciamo, trionfiamo, siamo la vita eterna. Adesso meditiamo la seconda parte di questo Salmo, versetti 13-23. Volgiti, Signore, alla preghiera del popolo, ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usar la misericordia, l'ora è giunta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, li muovi a pietà la sua rovina. I popoli temeranno il nome del Signore, tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo dalla gloria del Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario.
dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il gemito dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, perché sia annunziato in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme. Quando si adoreranno insieme i popoli, i regni per servire il Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Volgiti, Signore, alla preghiera del Padre. Adesso facciamo la terza parte di questo salmo. In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Affiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico a mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, resterà salda davanti a te la loro discendenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Dal libro del profeta Daniele. Una volta alcuni caldei si fecero avanti per accusare i giudei. E andarono a dire al re Nabucodonosor: Re, vivi per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque avrà udito il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, si deve prostrare e adorare la statua d'oro. Chiunque non si prostrerà per adorarla, ti ha gettato in mezzo a una fornace con il fuoco acceso. Ora ci sono alcuni giudei, i quali hai affidato gli affari della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti obbediscono, re. Non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai fatto innalzare. Allora Nabucodonosor, acceso d'ira e con aspetto minaccioso contro Sadrach, Mesach e Abednego, ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abednego, gettarli nella fornace con il fuoco acceso. Furono infatti legati, vestiti come erano, con mantelli, calzari, turbanti e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace con il fuoco acceso. Ma quegli uomini che dietro il severo comando del re avevano acceso al massimo la fornace per gettarvi Sadrach, Mesach e Abednego, rimasero uccisi dalle fiamme, dal momento stesso che i 3 giovani Sadrach, Mesach e Abednego cadevano legati in una fornace con il fuoco acceso. Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito. E alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri. Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, re, rispose. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno, anzi, il quarto è simile in aspetto a un figlio di Dio. Allora Nabucodonosor si accostò alla bocca della fornace con il fuoco acceso e prese a dire: Sadra, Mesach, Abednego, servi di Dio, servi del Dio Altissimo, uscite
venite fuori. Allora Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi. Nabucodonosor sorprese a dire: benedetto il Dio di Sadra, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio che il loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta a un mucchio di rovine, poiché nessun altro Dio può in tale maniera liberare. Da allora il re promosse Sadrach, Mesach e Abednego a cariche pubbliche nella provincia di Babilonia. L'angelo del Signore allontanò la fiamma della fornace da Azaria e dai suoi compagni. Così il fuoco non li toccò affatto, non diede loro alcuna molestia. Benedetto Dio che ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Così il fuoco non li toccò affatto, non diede loro alcuna molestia. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Tutta la Chiesa di Dio è ordinata in gradi gerarchici, distinti, in modo che l'intero sacro corpo sia formato da membra diverse. Ma, come dice l'Apostolo, tutti noi siamo uno in Cristo. La divisione degli uffici non è tale da impedire che ogni parte, per quanto piccola, sia collegata con il capo. Per l'unità della fede e del battesimo c'è dunque fra noi, o carissimi, una comunione indissolubile sulla base di una comune dignità. Lo afferma l'Apostolo Pietro: anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E più avanti: ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo, poi, sono consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero.
perché tutti i cristiani sono rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale che li rende partecipi della stirpe regale e dell'ufficio sacerdotale. Non è forse funzione regale il fatto che un'anima sottomessa a Dio governi il suo corpo? Non è forse funzione sacerdotale consacrare al Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del cuore i sacrifici immacolati del nostro culto? Per grazia di Dio, queste funzioni sono comuni a tutti, ma da parte nostra è cosa santa e lodevole che vi rallegriate per il giorno della nostra elezione, come di un vostro onore personale. Così tutto il corpo della Chiesa riconosce che il carattere sacro della dignità pontificia è unico. Mediante l'unzione santificatrice esso rifluisce certamente con maggiore abbondanza nei gradi più alti della gerarchia, ma discende anche in considerevole misura in quelli più bassi. La comunione di tutti con questa nostra sede è quindi, o carissimi, il grande motivo della letizia. Ma gioia più genuina e più alta sarà per noi se non vi fermerete a considerare la nostra povera persona, ma piuttosto la gloria del beato Pietro Apostolo. Si celebri dunque in questo giorno venerando soprattutto colui che si trovò vicino alla sorgente stessa dei carismi e da essa ne fu riempito e come sommerso. Ecco perché molte prerogative erano esclusive della sua persona e d'altro canto niente è stato trasmesso ai successori che non si trovasse già in lui. Allora il Verbo fatto uomo abitava già in mezzo a noi. Cristo aveva già dato tutto se stesso per la redenzione del genere Gesù disse a Simone: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Le potenze degli inferi non la vinceranno. Dio la rende stabile per sempre. Le potenze degli inferi non la vinceranno. Preghiamo. O Dio, che non permetti alle potenze del male di prevalere contro la tua Chiesa fondata sulla roccia di Pietro, per l'intercessione del Papa San Leone Magno, fa che resti salda nella tua verità e proceda sicura nella pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio che regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio.